Non so se si vede qualcosa perché ho il sole alle spalle, ma comunque buongiorno. Mi sto dirigendo verso la stazione Termini. In questi giorni mi ritrovo spesso a prendere treni. Oggi mi aspetta un viaggio di 5 ore per arrivare a Matera. Il viaggio consiste in 2 ore di treno e in 3 ore di pullman. Sarà molto interessante. Vi porto con me così facciamo questo viaggio insieme. Ho appena scoperto che il mio treno è in ritardo di 50 minuti, il che è sempre un gran piacere. Quindi adesso sto andando a cercare una fontanella per riempire la mia borraccia, così almeno ho dell'acqua da bere. Mi sento ansiosa da ieri, non so perché. E diciamo che oggi le cose non è che stiano andando benissimo in termini di organizzazione, con il fatto che il treno è in ritardo di 50 minuti, perdo la coincidenza con il Frecciarink, che è l'autobus, non è l'autobus, è un pullman che poi mi porta fino a Matera. Però sono andata all'assistenza di Trenitalia e praticamente mi hanno assicurato che poi ci sarà un altro Frecciarink che ci porta a Matera. Dovevo arrivare a Matera alle 7:30, ma penso che arriverò per le 8:30-9 a questo punto. E adesso penso che tornerò in stazione e mangerò qualcosa. Non sono superstiziosa, mi piacciono tanto i gatti neri. Perlomeno è una bella giornata. Non so perché ho questa sciarpa, perché non mi entrava nello zaino forse. Viaggio con questo zaino qui, che è uno zaino enorme, strapesante anche, che ho dentro il computer. Ripassare la presentazione per domani, perché c'è un motivo per cui sto andando a Matera. Devo fare una presentazione a dei ragazzi di liceo, ma incentrata sull'utilizzo di YouTube, quindi tutto quello che concerne questa piattaforma. E è nell'ambito di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. E quindi io vado, praticamente faccio questa presentazione il giorno della presentazione di Google Arts and Culture, che praticamente farà vedere quali materiali su Matera ha messo online. Però ovviamente devo arrivare oggi a Matera, perché comunque sono 5 ore di viaggio, non è vicinissimo, praticamente dal centro Italia devo arrivare giù in Basilicata, al sud Italia, quindi ci vuole un po'. Ce la faremo? Sì, sento positiva. Pronto? Oi. Sì, sono sul treno, adesso si sta per fermare a Fragola. Sì, e poi da lì, sì, no, il capotreno ha detto che il pullman ci aspetta. Vabbè, comunque a quanto pare il ritardo è dovuto a un treno guasto.
vicino Torino. Dopodomani. Va bene. Ok. Sì, ti scrivo. Ciao. Prima ero un po' ansiosa, in realtà sono ancora ansiosa, ma è per la presentazione che devo fare domani. E diciamo che tutti questi ritardi del treno e il viaggio lungo non aiutano, ma detto questo sono molto molto felice di andare a Matera, perché non sono mai stata a Matera, questa sarà la mia prima volta a Matera e sono davvero emozionata di andarci. Siamo arrivati a Potenza. Del freccia rossa, si chiama Freccia Link, è davvero comodissimo, ma la cosa più bella è che c'è la presa USB. E siamo solo in tre sul pullman per andare a Matera e l'autista è un sacco gentile, ci ha chiesto se vogliamo andare al bagno, se ci serve qualcosa. Comunque io per un pelo non ho perso questo pullman, perché in stazione mi avevano detto di andare all'assistenza, invece non dovevo andare all'assistenza, dovevo semplicemente andare alla fermata del bus, ma comunque per fortuna l'autista ha aspettato, perché se avessi perso questo pullman sarebbe stata la fine, non sarei potuta andare a Matera stasera. Siamo alla stazione di Potenza centrale, cioè la stazione centrale di Potenza, alla stazione di Potenza che si chiama Potenza Centrale, non lo so, sto delirando. Grazie, arrivederci. Ciao, pronto? Sono arrivata. Si gela. Sì, sì, ho portato le maglie termiche. Eh no, sì, certo che ho la sciarpa e il cappotto, però dico, la maglia termica da mettere sotto, no? Bello, sono tutte lucine di Natale. Sì, ma l'albergo è vicino ai Sassi. Adesso sto andando lì che incontro una ragazza che lavora alla Fondazione Matera. Sì. Faccio un attimo mente locale e poi vedo. Ok, va bene, ti saluto. Ci sentiamo dopo. Ciao. Allora, sono in stanza e quindi adesso vado a mangiare. Mi sono sistemata e ho appeso la giacca che devo mettermi domattina. Vado a mangiare e poi ci vediamo dopo cena. Devo dire che cenare da soli è sempre un'esperienza mistica, non so perché, ma provo sempre una certa tristezza a mangiare da sola, soprattutto a cena. A pranzo no, ma a cena tantissimo. Sto sistemando la presentazione. Nel frattempo sto anche guardando l'ultima puntata dei Medici. Che triste.
Fatemi sapere nei commenti se avete visto i medici. E niente, penso che concluderò il vlog qui, anzi lo concludo qui. Grazie mille per averlo guardato e noi ci vediamo nel prossimo vlog. Ciao!